Io poi ho tutti i dati dettaglio per dettaglio, non mi appassiona il dibattito di chi all'interno del centrodestra ha preso più voti, perché quello che mi appassiona è come cambieremo Genova e come cambieremo Verona. Siccome la matematica non è un'opinione, comunque leggevo interpretazioni abbastanza bizzarre, nei centri più importanti che sono andati al voto e che il centrodestra ha vinto, Alessandria in Piemonte, Genova in Liguria, Monza in Lombardia, Verona in Veneto, il centrodestra vince con la Lega primo partito. Adesso non vi annoio con i 30 e rotti per cento della Lega a Cantù, a Tradate, a Mortara. Segnali bellissimi sono che un ragazzo di 30 anni militante della Lega da stanotte è il nuovo sindaco di Vignola, provincia di Modena, una volta ex Profondo Rosso. Che una ragazza di 30 anni è sindaco di Senago, grande città alle porte di Milano, quindi stiamo facendo crescere una classe dirigente che non selezioniamo con dei provini televisivi, ma che cresce lavorando sul territorio. Abbiamo quattro consiglieri comunali all'Aquila e siamo in giunta all'Aquila per la prima volta nella storia. Abbiamo cinque consiglieri comunali di maggioranza alla Dispoli, nel Lazio. In questa tornata amministrativa abbiamo eletto 32 consiglieri comunali in Sicilia, che aggiunti ai 26 eletti in precedenza arrivano a quota 58, questo dedicato a quelli che sotto il Pola Lega non c'è.